Buonasera, stasera facciamo un rombo agli agrumi con una ricetta un po' rivisitata da me particolare. Andiamo subito a vedere gli ingredienti. Allora, andiamo a fare una carrellata degli ingredienti di oggi. Abbiamo quindi il sale, olio, pepe, olio piccante, le patate, una puntina di pangrattato perché ne basterà poco. Limoncello fatto in casa con i limoni miei, ok, del burro, un po' di zenzero, un po' di salvia all'ananas si chiama questa pianta ed è una salvia che quando la mastichi ha un lieve sentore di ananas. Poi abbiamo l'alloro, poi abbiamo un po' di sedano, un po' di cipolla, un po' di carota, pezzettini piccoli. Sono ingredienti questi che io tendo sempre a inserire quando faccio, anche quando faccio un semplice purè, per il semplice fatto che fanno bene e mangiare cose salutari come anche lo zenzero è sempre una cosa buona, insomma. Quindi li inserisco, non mi costa niente. Abbiamo il prezzemolo. Abbiamo due bei pompelmi maturi e abbiamo un arancio del mio albero, quindi con la scorza non trattata. E infine il protagonista di oggi, il rombo. Oggi possiamo anche non usare la carta da forno, infatti. Adesso andremo a vedere. Una volta messo l'olio, andiamo a depositare sul fondo il nostro pompelmo. Otterremo quindi il nostro pompelmo tagliato dentro alla nostra teglia. A questo punto adagiamo qualche altra spezia. Quindi iniziamo con questi, che sono le foglie di alloro, che ci devono dare il sapore. Successivamente andiamo a depositare, dove abbiamo messo un po' di prezzemolo, voilà, a questo punto possiamo andare a posare il nostro re dell'oceano, tiè, becca di sta rombetta. Ok, messo il rombo, onde evitare che nella cottura un pochettino si possa, fatto che io ho fatto lasciare apposta sopra la pelle, ma ci andiamo a mettere un pochino di pangrattato che ci protegge nella cottura, ci dà una cottura meno diretta. E quindi là ci viene un po' più delicato. Voilà. Ok. Ho intagliato leggermente il nostro rombo. Come avete visto sui fianchi lo ho intagliato leggermente perché all'interno ci vado a mettere la salvia insaporita all'ananas. Questa è una pianta che si trova, non è che è una pianta che male che va uno su internet compra i semi, voglio dire la salvia viene molto facile dalle parti nostre, non ci sono problemi. Ecco fatto. Una spolverata di sale, ma proprio una spolverata perché a me pesce, questo tipo di pesce non piace molto salato. Quindi una puntina proprio di sale e via, in forno. Al solito nella mia famiglia c'è poi l'alternativa, perché due persone, due menù diversi, queste sono le sogliolette per la bimba e la moglie, e questo è il rombo per me, perché giustamente la carne della bimba
della sogliola, specialmente perché è pescata, è locale di qui, e poi gliela vado a fare con le arance che sono ovviamente del mio albero, quindi ricche di vitamine. Ok, andiamo a preparare la nostra basetta, perciò prendiamo dell'olio e lo inseriamo dentro. Perfetto. Ora nell'olio ci andiamo a mettere, allora, aglio, quindi lo andiamo a mettere l'aglio, bene, zenzero, bada bene molto poco perché lo stiamo usando come praticamente fosse una spezia. Poi abbiamo detto la cipolla tagliuzzata insieme alla carota tagliuzzata. Non vedo dove è finito il sedano, eccolo qui, che possiamo andare anche a mettere sano. Ok, poi ci mettiamo del prezzemolo, perfetto. Ci vado a mettere proprio due foglioline di mentuccia perché la menta è molto forte, il resto la usiamo per l'impiatto. E a questo punto mi vado a tagliare le patate. Ok, patate completamente tagliate e messe dentro. Andiamo a mettere una puntina dell'insaporitore numero 1, il sale. Basta, sono bene salato. E per ultimo, una puntina di olio piccante, ma proprio una puntina, perché lo deve mangiare anche mia figlia. Una puntina proprio di olio piccante, perché questo è molto piccante. Ok, possiamo mandare la nostra basetta. Quindi inserire un pezzettino di burro e andiamo a mettere l'acqua all'interno. La mettiamo proprio fino al minimo, anzi leggermente prima del minimo, tanto poi quando inserisco il mixer ovviamente mi si spande tutto. Perfetto, siamo pronti. Quindi avremo questo che va, adesso ci sarà da aspettare una ventina di minuti circa. Abbiamo il nostro rombo al forno. Piano piano che si sta cuocendo, lasciamolo fare, anche qui ci saranno una ventina di minuti, perciò è giunto il momento. Oh, oggi mentre aspettiamo ci facciamo una bella San Michele, perché vuoi mettere, poter stappare la birra così. Inoltre parliamo della San Michele tradition, Ale, andiamo a sbicchierare. Però con una mano sola la sbicchieramento non mi riesce particolarmente bene, però vabbè, fuori sto soltanto a versare un bicchiere di birra. Io di uno deve sempre stare a impicciare, perché devi fare la birra, se io so solo che deve fare schiuma, poi male che va devo aspettare un attimo. Voilà, peccato che sta sbicchierando, se poteva sbicchierare meglio, se poteva sbicchierare peggio, non lo so già. Non c'è niente come il primo sorso di birra. Il secondo non è mai buono quanto il primo. Tabacchino. Allora, il rombo è pronto, la nostra basetta è pronta, andiamo con l'impiatto. Allora, come prima operazione andiamo a mettere la nostra basetta. Voilà, andiamo a mostrare il risultato della basetta. Ed eccoci qua. Ora andiamo a mettere un po' di pepe e un po' di scorzetta di arancio grattugiata. Di arancio.
questo sarà il risultato. Quindi abbiamo messo la basetta, il purè, abbiamo messo il pezzettino di menta che avevamo detto che avremmo usato come spezia, e poi abbiamo utilizzato anche un pezzettino di pompelmo perché la foglia di limone possa praticamente adagiarsi sulla nostra basetta e rialzarsi nelle due punte. A questo punto, ottenuto questo risultato, andiamo alla fase dell'inserimento abbiamo scelto due pezzi di filetto di rombo e li andiamo ad adagiare sulla foglia. Ok, perfetto, abbiamo adagiato il nostro filetto di rombo sulla foglia. Il tocco finale, invece che l'olio, il limoncello. Mettiamo una puntina di limoncello. E buon appetito a tutti.